siamo all'interno della rassegna letteraria 6 senza barcode. Siamo al penultimo presentazione estiva, perché da settembre tutto cambierà in un altro modo, ormai siete abituati ai nostri stravolgimenti. Io ringrazio Libere TV che come sempre ci dà spazio, ci segue in quello che facciamo. Farò parlare di novella, ma a qualcosa per emozionarvi da subito, ma io voglio dire una cosa. Spogliatevi da ogni tipo di pregiudizio, non stiamo leggendo un lavoro di letteratura, qua stiamo parlando di vita vera, stiamo parlando di qualcosa che è un viaggio spettacolare, che forse grazie a questa canzone comincia anche per noi. Emanuela, a te, so che ci vuoi emozionare da subito. Allora, prima di tutto grazie Scilla di avermi invitato, sono contentissima di quando ho visto e letto della tua rassegna letteraria e della tua associazione, sono rimasta molto colpita perché riesci a scusare nel vero senso della parola, no? Quindi condividere, come diciamo prima, le vite delle persone, e questo ti fa sentire tutta molesta. Questa è una cosa che mi piace molto, grazie. Molto, sei molto molto brava. Adesso vi spieghiamo un po' perché ci sono queste canzoni, perché sennò sembra che ci siamo inventati queste canzoni che Giuseppina ha cantato da pelle d'oca, La mia macchina è dotata di un riproduttore MP3, un'assoluta novità nel 2007. È una scatoletta nera, posta sotto il volante, alla quale si può attaccare una chiavetta USB. Giacomo ne ha una contenente più di 180 canzoni. Le conosce tutte, a memoria, nell'ordine giusto. Non so per quale strano motivo, ma all'inizio l'ordine che aveva dato alle canzoni scaricate non veniva mantenuto di produzione, quindi era disperato. Non poteva essere che sul computer di Age of Heaven di Wham fosse la traccia numero 17 e sulla chiavetta la 28. Portai la macchina in concessionario e alla fine i meccanici, esasperati, dovettero ordinare un nuovo MP3 da montare sulla mia auto. Finalmente gli Wham erano al loro posto, al numero 17, dove dovevano stare. Quando siamo arrivati, Giorgio di Teorò del Pensiero aveva una delle musiche e Giacomo, no, ha detto subito, non va bene così. È arrivato in 30 secondi e capire come funzionava il computer e le musiche, ha deciso lui, a un certo punto ha spento e poi ha messo una canzone, non mi ricordo più quale, è arrivato lì The Beatles, sorpresa, surprise, e quindi noi eravamo contenti perché ha apprezzato l'uomo. Questo è Giacomo, io ho amato molto il tuo libro, come ti dicevo prima, perché ho avuto la percezione che fosse stata una terapia, non per Giacomo, ma per te, perché sei entrata nella vita di Giacomo ed hai imparato da Giacomo, e noi impareremo tantissimo da questo libro. Giacomo, che è una persona che ragiona bene con la sua testa senza condizionamenti, però aiutaci a capire qualcosa di più. Ok, Giacomo è un ragazzo affetto da autismo, che è una sindrome, io cerco sempre di paragonarla a quella di Down, perché ci dà un'idea di come la cosa da cui non si può guarire, che quindi uno nasce e se lo porta per tutta la vita, ma come in tutte le sindrome si può migliorare. Il lavoro è stato anche semplice, anche semplicemente l'amore della famiglia, l'accoglienza che abbiamo avuto verso di lui, verso le sue capacità e difficoltà allo stesso tempo, perché nel libro racconto quando era piccolo e che aveva un amore sterticato per il numero, tutto ciò che era numero, no? Perché naturalmente quello era senza errore, non doveva fare scelte, piace il bianco e piace il nero, quello era 2 più 2 4, non da scelta. Scusate, quando abbiamo preso la macchina nuova non ci sono i numeri. Hai ragione, sulla macchina nuova non sono i numeri delle tracce, delle canzoni. Questo è grave. E questo è molto grave. Infatti troveremo un modo per sistemare anche questo, comunque lo troveremo un modo. Per cui lui faceva, aveva imparato all'età di 5-6 anni tutte le tabelline, non solo, faceva anche le moltiplicazioni di 2 cifre, 3 cifre, mente. Cosa che io non sono in grado di fare. Neanche io, e neanche il suo fratello maggiore, per cui lui era veramente un genietto, no? sotto questo aspetto. Forse le persone un po' più vecchiette come me si ricordano di Raylan.
I giovani oggi forse hanno più in mente Sheldon Cooper di The Big Bang Theory, no? Che anche qua il personaggio che è un po' sdoganato, no? Sì. L'autismo, perché comunque è ovvio che lo edulterà un attimino, mettendo magari delle cose per dare il ritmo alla sit. Però ci sono dei momenti di Giacomo che sono esattamente una scena, quando va a scegliere i giochini in libreria è uguale. Cioè proprio noi moriamo da ridere. Però questo amore che ha appunto per tutto ciò che non è legato tanto a dei giudizi, come dicevi te, quindi preferisco il nero al bianco, perché mai tutto, deve essere tutto logico senza nessun tipo di barriera oltre, per lui è il suo modo di vita normale. Per cui il nostro modo di affrontare la quotidianità con lui è nata semplicemente aiutandolo a costruire i passi della giornata momento per momento. Per cui andavamo in bagno, un po' se andare a fare la pipì, poi dopo la pipì cosa doveva fare, quindi prendere la carta, e poi dopo quella carta cosa doveva fare, il disegnino del sedere, insomma ci sono tutte delle piccole cose che però gli hanno insegnato una abitudine e una conseguenzialità che lui ha portato avanti e che oggi riesce a trasmettere anche ai bimbi più piccoli che hanno le sue stesse difficoltà. Questo è meraviglioso. E questo è meraviglioso, sì. Ci sono dei passaggi del libro che sono veramente divertenti. Poi sì. Parleremo anche del viaggio, poi Giacomo affronta, che è un viaggio sì. Dove lui ha camminato, tu hai corso, il tuo cuore. Sì. Ci sono delle parti che mi hanno fatto veramente ridere, proprio all'inizio, quando lui racconta e dice, cioè tu racconti di lui e dici che si arrabbia se a giugno fa freddo o a ottobre fa troppo caldo, e mi chiedevo, ma sta arrabbia con chi sto ragazzo? Si arrabbia. Quindi mi è piaciuto, mi sono divertita e ho pensato che questo libro è veramente una buona guida. Mi piace il fatto che sia piccolo, il fatto che si possa maneggiare, io poi l'ho riempito di post-it, di cose, perché ti aiuta ad affrontare delle situazioni complicate. Io posso immaginare cosa possa dire per una madre, per una famiglia, incontrarsi in una situazione così tanto difficile, no? Come comunque avere a che fare con una persona così diversa da ciò che noi siamo abituati a vedere. Com'è stato l'inizio e l'approccio? Ma allora, l'inizio, siccome a differenza, ecco, forse della sindrome di Down, non ha esteticamente delle caratteristiche per cui appena nasci lo vedi, è una scoperta che avviene nel tempo e questo provoca, secondo me, un dolore forte, una lacerazione del cuore di una madre. Davanti a una diagnosi, mi rendo conto di poter dire, però preferiresti che mi dicesse un tumore, perché così dal momento in cui quella diagnosi di autismo si è comunque per sempre. Però nonostante questo noi ci siamo sempre mossi, parlo di io e di marito, in modo proprio insieme, cioè sempre con le stesse idee, con lo stesso obiettivo che era far star bene lui, cioè cercare di metterlo in questo mondo. All'inizio, quando tutti, io avevo qua un altro figlio, mi ricordo che 9 mesi, già Giovanni si alzava, guardava, si girava. Lui non faceva niente, tanto che abbiamo pensato all'inizio che fosse sordo. L'abbiamo portato poi a fare una vista dall'ottorino, che aveva fatto sentire le campanelline, questi esercizi, e lui mi aveva detto che sicuramente non era sordo e quindi che secondo lui poteva avere qualcos'altro, che ci aveva indirizzato già verso un neuropsichiatra infantile, che dopo la prima volta, insomma, l'ha visto un paio di volte e ha fatto subito diagnosi. Quindi noi come genitori siamo stati fortunati perché lui a 18 mesi aveva già la diagnosi. E se un bimbo a 18 mesi ha già la diagnosi di autismo, vuol dire che è un autismo molto grave. Perché spesso io sento, parlando prima di associazioni, di mamme che dicono sono forti in terza elementare, in elementare, perché secondo me se ti accorgi che dobbiamo dire che è più grave, se ti accorgi un po' vuol dire più leggero, questo penso che sia abbastanza chiaro. Eppure già come adesso non partecipa, no? Lo vedi qua. Quindi poi fa tutt'altro, ma è presentissimo, stiamo parlando di lui. Poi ti chiederò anche come l'ha presa di questo libro.
mi interessava un po' per curiosità nella vostra vita il rapporto dei fratelli. Sì, allora loro fino a quando sono stati piccoli sono cresciuti proprio in simbiosi. Lui tuttora imita molto Giovanni ed è curiosissimo di quello che fa Giovanni. Beh, per esempio, l'ultima cosa, a 18 anni si è iscritto a scuola guida. Lui, come esempio di scuola guida, ha Spongebob che va a scuola guida. E Spongebob che va a scuola guida è un disastro, no? Perché prende sta barca, lui è una spugna acquatica, va e ammazza tutto. Cioè, proprio, insomma, non riesce mai a prendere sta patente. Lui è andato a scuola guida, torna al primo giorno e lui cerca nel tasto. Dove le chiavi della macchina? Perché lui pensava che a scuola guida un giorno avesse le chiavi. Ho detto no, devi dare l'esame, quindi ci metterà un po' a settembre, fino a settembre. Perché lui sta già pensando a quando dovrà farla lui, quindi l'impegno, no? Certo. Che ci dovrà mettere, non è una cosa che vedi, ti dà le chiavi della macchina e vai. Questo per farvi capire anche la difficoltà, per esempio, la gestione dei soldi. Un euro, 100 euro, cosa puoi comprare con un euro, cosa puoi comprare con 100 euro, uguale. Cioè, non è che questo è veramente una grossa difficoltà nel mondo. Certo. Nel mondo, questo. Perché poi la sensibilità, l'intelligenza sono tutte cose che sono vincenti, però dopo lui si deve scontrare con il mondo. E io quello che dico sempre, infatti sono felicissima che Sheila mi ha invitato qua, perché oggi siamo un rapporto di un bambino su 100, anche meno, della sindrome di autismo. Io sono di Pistola Sizio, siamo 90.000 abitanti, vuol dire che ci sono 9.000 bambini autistici a gusto, ma io non li vedo, sono bambini invisibili. Questo è molto grave. Io ti stavo per chiedere il servizio sanitario e le strutture in Italia e nella tua città, a che livelli siamo? Allora, sicuramente oggi siamo molto più avanti, sicuramente c'è con la legge non solo Renzi sull'autismo, ma già prima della legislatura precedente che erano già stati dati idea, cioè livelli essenziali di assistenza, sono già state tracciate le linee, quindi oggi una mamma non deve più mettersi le mani nei capelli e disperarsi, ma può semplicemente andare in ospedale, i centri di assistenza infantili che hanno già le terapie iniziali da fare. Poi dopo è ovvio che ogni ragazzino, siccome è diverso da un altro, ci sono quelli magari non verbali, quelli estremamente verbali, ma che hanno una capacità relazionale pari a zero, quindi che si chiamano gli Asperger, no? Sì. Che parlano benissimo, però se tu dici ciao, sì, sì, e sì, veramente li conosci dal lavoro, eccetera. Quindi dopo per ognuno viene cucito, diciamo, una terapia che è un po' un vestito perfetto, no? Quindi per ognuno poi si fa un percorso terapico fatto da logopedia, psicoterapia, più tutte le altre terapie che servono, perché lui ha fatto anche pet therapy, ha fatto, perché tutto serve per creare con lui delle condizioni che possa capire che deve vivere in questo mondo, che in questo mondo si vive così. Per questo io trovo veramente prezioso il tuo libro. So che non è facile gestire un libro di questo genere, perché appunto parlavamo di associazioni, ma anche i semplici social so che possono essere veramente una mano di pietà. Se da una parte ecco, favoriscono questo tipo di incontro che diversamente senza Facebook magari non avremmo avuto, e dall'altra ti sottopongono giudizi spesso e volentieri di persone che neanche sanno cosa hai scritto, non hanno letto il libro e non vi conoscono. Questa è la cosa più grave. Tu tutte le mattine svegli già come alle 7, nello stesso modo, e conduce una vita che ha delle regole ben precise. Esatto, certo, questo può sembrare un po' sfissiante. In realtà per lui è una comfort zone, cioè per lui questo lo fa stare sereno. E quando io penso per ogni mamma, per un ragazzo neurotipico normale, vederlo sereno, vederlo realizzato è il sogno di ogni mamma. Quindi certo, pensate che questo serve a lui per tenerlo sereno, per rendere meglio al lavoro, per rendere meglio a scuola. Per cui c'è tutta una routine mattutina, che penso che mi farà anche ridere quando si toglie tutti i panettini dal pisello. Dovete leggere di pulizia, ma perché anche lì è stato insegnato che è importante pulirsi per essere accettato dagli altri. L'essere umano deve essere socialmente accettabile, perché se andiamo in giro e puliziamo non ci rendiamo, che non va bene in questo mondo, non funziona così.
E quindi le abbiamo rifatto, lui è estremamente preciso su queste cose. Purtroppo però qualcosa si intoppa in questa routine scandita perfettamente, ci possono essere delle crisi, diciamo così. Ormai sono imparato ad autogestirsi, perché Giacomo, come tanti altri ragazzi come lui, hanno veramente qualcosa in più anche sotto questo aspetto. Riescono a calibrarsi, dico io, no? A trovare un limite che generalmente lui alla sera sfoga camminando avanti e indietro in punta di piedi, sempre nel corridoio lungo di casa mia, raccontando su tutta la giornata ed eventualmente le cose che sono andate e quelle che non sono andate. Sì, e questo per me lo aiuta a calibrarsi, quindi dice oggi mi hanno detto così perché ho fatto così, allora devo fare così. Poi dopo magari questa calibratura il giorno dopo non va, no? Magari. Però mette a fuoco. Bravissima, bravissima, perché per lui c'è un altro libro bellissimo scritto da un ragazzo autistico che si chiama Nato in un giorno azzurro, dove lui dice veramente quando gli altri mi parlano una volta a me sembra una pagina bianca, cioè che non mi stanno dicendo niente, quindi io devo imparare con l'esperienza giorno dopo giorno quella cosa che mi hanno detto e allora questa cosa funziona. No, e pian pianino giorno dopo giorno anche io cerco di fare questo, far vivere l'esperienza, andare in tema, andare in aereo, sembrano stupidate, ma io non posso dirgli andiamo in aereo. Per lui come sono detto niente, anche se gli faccio vedere la foto dell'aereo, e solo andando su, sentendo il rollio del motore, no? Tutte quelle cose che anche noi viviamo. Certo. Però siccome le sentiamo e le giudichiamo se ci piace o non ci piace, se queste cose sono più semplici per noi. Finisce un capitolo raccontando della mattinata, di come si va al lavoro e a scuola, i ragazzi e con Cuti sono la mamma più tranquilla del mondo. Avete fatto un grande lavoro, te, tuo marito, l'altro tuo figlio, Giacomo, avete lavorato tutti in sinergia, avete fatto una grande cosa. Questo libro è importante secondo me non solo per chi ha un figlio, un amico, un parente autistico, ma in generale per chi deve affrontare qualcosa di nuovo nella vita. Ci sono atteggiamenti di Giacomo che io rivedo molto in me. E quindi significa esattamente questo, che tutti noi abbiamo una parte autistica e sono sicura che tutti noi abbiamo una parte della nostra vita che teniamo nascosta e chiusa in un angoletto, in una piccola stanza, e noi in quella stanza ci chiudiamo e non vogliamo nessun altro. E l'esercizio che mi ha detto poco fa di Giacomo, che cosa la giornata, rivedendo ciò che lui ha fatto durante il giorno, beh, io lo faccio molto spesso, magari camminando, magari sdraiata a letto, o fingendo di vedere la televisione quando poi in realtà pensa tutt'altro, cercando di dire dov'è che sbaglio, perché magari ho fatto qualcosa che non è andato per nulla come io avevo immaginato. E quindi è un esercizio da fare, cioè non è che è precluso a chi è autistico, cioè allora lo può fare, insomma. E infatti ci sei anche nel civile, ho imparato tanto da lui, perché veramente, oppure tante volte noi pensiamo che la cosa da psicologi, da fare sì, sia una cosa da sfigati, no? Una cosa solo su non è a posto. Invece in realtà un'analisi giornaliera finale nostra dovrebbe essere sempre fatta. Certo, ripeto, lui la fa magari per calibrare se stesso. Magari nel nostro caso c'è una possiamo persona... calibrare noi stessi. Sì, però a volte più magari nel rapporto con gli altri, cioè, a questa persona non dico più certe cose, se so che il giorno dopo la raccontate a mezzo mondo, no? Mentre invece lui lo fa proprio su un lavoro su se stesso, allora se dico così, allora l'altro se la prende, allora dico cos'ha. Perché lui va tutto a tentativi, no? Un tentativo dietro l'altro. Però secondo me lui su alcune cose, ragazzi, per adesso 16 anni è avanti. Dice rispetto a... Io quando ho definito questo libro nei vari articoli ho usato una storia di amore, di musica, di sfide, perché Giacomo si pone delle sfide, a parte quella che adesso andiamo a trattare, però quotidianamente lui si pone delle sfide e spesso le vince.
anzi io trovo che l'elenca praticamente sempre, lo vedo, se non è una persona che ha stravinto, è veramente molto avanti. Io adoro le persone libere. Giacomo è sicuramente una persona libera, quindi quello che dicevamo prima, il dolore di affrontare una cosa diversa che tu condividi, cioè dividi con qualcuno, dividi anche la grande gioia che ti dà questo figlio, e tu parli di come sei cambiato, migliorato rispetto a prima. C'è cioè un punto in cui tu racconti come vedevi le cose prima, e qui io ho ammirato il tuo coraggio, perché ti sei veramente messa lì come lui. Questo è molto bello. Giacomo ha perso ogni tanto, qualche volta ha sbagliato, ha fallito, e come ha reagito? Allora, più che sbagliare lui, si accorge che sbaglia, soprattutto adesso che è adolescente, sbaglia magari qualche comportamento con gli altri, soprattutto con le ragazze. Nel libro viene nominata una ragazzina, che era la sua amica del cuore. Era. Perché poi ha litigato, senza ritorno. Adesso ha trovato un'altra amica, non c'è più quella amica, se ne trova un'altra. Mi viene in mente l'altro film di Vinicio Marchioni, bellissimo, dove c'è questo ragazzino autistico che vuole diventare cuoco, che dice no, perché se divento cuoco, trovo il lavoro, prendo la macchina, trovo la fidanzata, e lui dice è tutto automatico, cioè è così, no, perché lui è convinto, lui nasce e dice buono, adesso non c'è più amica, ne trovo un'altra. Alessia è la sua nuova amica, però naturalmente parlando con la sua professatrice, ecco, dobbiamo cercare di monitorarlo, perché naturalmente l'ha un po' stalkerizzata sul telefono. Posso venire a trovarti? Allora dammi il mio telefono, dammi l'indirizzo, quando vengo, passo adesso, arrivo domani. Proprio perché diventa difficile pensare, no? Soprattutto a 16 anni, quando comunque hai voglia di aprirti con gli altri, che anche l'altro possa in qualche modo comprendere appieno la tua mente autistica. Poi adesso è una ragazza splendida che gli vuole il mondo di bene, per cui non sei impressionata, eccetera. Però è stato un po' troppo. Lì si è accorto che i rapporti, le relazioni vanno gestite diversamente. Con un po' più di pazienza, noi abbiamo pazienza con lui, lui deve avere con gli altri. Cioè, andiamo verso l'acqua. Perché l'acqua e lo sport sono una parte importante della vita di Giacomo, che fa nuoto, quindi ha la piscina un po' come obiettivo. Sì. Allora io ti chiedo di aiutarci a capire l'importanza dello sport per Giacomo e persone e ragazzi come Giacomo, e perché abbiamo ascoltato questa canzone. Allora, beh, questa canzone, parto dalla voce di Giuseppina, che è bellissima, è un po' il riassunto alla fine di questo libro, di come la famiglia e la casa alla fine ritornano insieme, no? Un attimo si sono perse, abbiamo perso le tracce e poi tutto ritorna. Una canzone che lui ascolta spessissimo, proprio quando torniamo a casa, magari dalle trasferte, magari siamo stati in giro, eccetera, così. La canzone finale è sempre questa, che è la numero 60, mi sembra, Home. Ed è per noi una sicurezza, e quindi ci teniamo proprio, Giacomo ci teniamo sempre a metterla dentro nella sua playlist, perché è proprio la canzone che indica lo padre, no? La famiglia, e a me piace molto. La piscina e lo sport, sicuramente lo sport è il modo più semplice ed efficace possibile per socializzare, per rendere questi individui, come dicevamo prima, un po' invisibili, per renderli visibili al mondo. Hanno anche loro due braccia, due gambe, fanno tutto ciò degli altri, e a volte anche meglio. Una delle prime volte che l'ho buttato in acqua, a lui si è sempre amato tantissimo l'acqua, io lo vedevo già tutto normale, però anche quando andava sott'acqua e non si sentiva più, aveva solo un musino, non si sentiva più il rumore della strada, della gente, adesso lo cambiavano. Prima di dormire, quando era piccolo, con il suo bagnetto, con le orecchie tappate. Noi non abbiamo raccontato di delle cuffie anti-rumore, sì, che sono
fondamentali. Sì, generalmente questi ragazzi hanno anche un'ipersensibilità a tutti i vari sensi, quindi magari in questo caso per l'obiettiva, ad alcuni tipi olfattiva, per esempio anche sul cibo è molto particolare, perché alcuni cibi magari troppo viscidi danno fastidio. Quindi ci sono un po' tutte queste, diciamo, complessità che poi una volta che lo conosce si superano tranquillamente. Però effettivamente il problema uditivo, la sensibilità uditiva rimane presente nel mondo che dovrà affrontare, quindi il tumba che passa, l'ambulanza che passa all'improvviso, quindi non routinata della sua giornata, diventa sicuramente un problema con cui fare i conti. E neuropsichiatra Giorgio Cesso. Effettivamente. Perché dobbiamo rendere questo, cioè vita a questo ragazzo difficile? Andiamo in faccia, mettiamo queste cuffie. Oltretutto lui ha preso queste cuffie gialle fosforescenti, che sono, la gente lo vede subito. Per cui smettono anche di guardarlo in fretta, perché capiscono subito che è un ragazzino che probabilmente gli dà fastidio. E devo dire che oggi, insomma, c'è un po' più, anche Giorgio prima qua ha subito la radio, c'è molta più attenzione, diciamo, verso anche una persona che magari non sopporta una musica al di fuori da quella che ha deciso lui. Lo sport in generale, ripeto, è un modo per socializzare, un modo per stare insieme a ragazzini della sua età, anche perché se no rischia sempre di stare con educatori, con psicologi, con persone che lavorano nel settore. E anche per un genitore diventa pesante, perché appunto tanti genitori, quando erano bambini piccoli, li portano a danza, li portano sulle giostre, li portano a casa, a città, ma sempre diventa veramente difficile anche per un genitore riuscire a sopportare, no? Nel senso di portare il peso di questa difficoltà. Facendoli fare uno sport, tu sei genitore che si siede insieme a tutti gli altri genitori, guarda tuo figlio che nuota. Sarà questo aneddoto per carattere di sopra. Era piccolo, ho scritto le cuffie colorate, che aveva un gruppo di ragazzi, fai insegna nuota ragazzi disabili, poi tutti lì, ci sono sia quelli tetra che quelli autistici, sono un po' di tutto. Mettono in acqua e questo comincia ad andare. Avevano 5 corsie, le ultime due sono per gli atleti paralimpici. Era l'anno delle Olimpiadi di Londra. Ok. Lo mettiamo in acqua e questo comincia ad andare. Tutti lì dalla tavoletta e muove. A un certo punto vedo che l'allenatore di quegli agonisti comincia a muovere e va a parlottare con i ragazzi. E gli dico, ma buona, l'abbiamo messo dentro. Vedevo che gli dicevano, boh, so, l'ho scritto adesso, è un giorno che nuota. E allora pian pianino vedo che lo sposta di corsia in corsia fino a quando lo fa arrivare nella corsia degli atleti. Oh. E lì probabilmente si fa capire e gli dice di fare due vasche e lui le fa. Contentissimo, insomma, alla fine della giornata viene su, mi vuole parlare. Questo bambino benissimo, fortissimo, dobbiamo solo capire magari eventualmente in che categoria metterla. Che lì io sono rimasta un po' spaventata perché, cioè, un bambino così piccolo mi sembrava, tutto mi sembrava una cosa fine esagerata, pensare di fargli fare delle gare o qualcosa. Poi dopo lui in realtà, dopo sotto gara, non rendeva, perché dopo ha fatto qualche garetta, però era distratto dalla musica, o era distratto da altro, proprio perché purtroppo una categoria per questi ragazzi qua ancora non c'è. Okay. E siccome lo sport è fondamentale per questi ragazzi, ci stiamo muovendo almeno sul nostro territorio per far sì che ci siano delle gare anche per loro, certo. Con tutti i cambi, con il silenzio, vengono detti magari i numeri, così loro si gasano, corsia 1, corsia 2, in modo che possano veramente misurarsi. State lavorando quindi per questa cosa? Sì, sul territorio sì. Beh, spero non ci terrai aggiornati. Anche perché per la piscina e per quella che era la mia, Giacomo intraprende un cammino, un vero e proprio cammino, perché capita uno di quegli piccoli incidenti imprevisti nella giornata e hai una famiglia comunque che ti sostiene, vi sostiene, vi aiuta, capita che qualcosa si intoppa. Non ha cellulare. Non ha orologio benché lui abbia l'ora assoluta, nel senso che lui sa sempre esattamente come sono, se si è spaccato al minuto.
Per cui lui, uscito da scuola, le scuole superiori non sono più come le elementari che li accompagnano fuori, guardano che tutti i genitori prendono i bambini, fanno uscire la madre, chiudono le porte e chi si è visto, giustamente. Per cui lui si ritrova alla scuola chiusa, nessuno te lo porta in piscina e lui sa già che sono ormai le due, già quasi le 2:20 e lui alle 2:30 deve essere in piscina. Il problema è che la piscina è nell'altra città. Lussa è una città di 90.000 abitanti, la piscina dove va lui a Castellanza è una città più o meno grande, uguale, molto distante. Ma Lussa non si arrende. E parte. E parte, almeno. Così supponiamo, perché in realtà noi, io quando vengo a sapere così sono andata a prenderlo e che non siamo più notizie, sono già passati 40-45 minuti. Per cui c'è questo buco, diciamo un'ansia, c'è questo buco nella mia vita, diciamo, nella giornata, di cui non sappiamo che fine abbia fatto. Io vengo avvisata dal suo allenatore, che non è arrivato in piscina, anzi no, lui mi dice, ma oggi non viene, oggi viene, c'ha tutto, è un bene. E allora chiamo mio papà, giusto per sapere se tutto è andato come devo andare, e non è andato tutto come doveva andare. Assolutamente. Assolutamente. E quindi cominciamo a immaginare dove possa essere questo ragazzo. A scuola chiamo, non c'è. Mio papà e mio fratello si mettono subito in moto, vanno a cercarlo, però anche loro davanti a scuola non lo trovano. A casa mia non c'è, perché mia suocera che abita di fronte a me ha detto no, qua non è arrivato. E quindi cominciamo io a disperarmi. Nel libro sono una fregnona, poi nella realtà non sono poi così fregnona, però naturalmente al momento è stato dura, perché appunto non avendo modo dove poterlo raggiungere, solo per dirgli dove sei, tutto bene, aspetta, guarda che adesso mamma arriva, arrivo io, diventa tutto un po' più complicato. Però insomma Giacomo non si fa arrendere e ha in mente di andare in piscina. E quindi va oltretutto le strade che attraverso sono strade proprio a traffico, cioè dove non esiste neanche il marciapiede, cioè la zona, il pedone non è neanche considerato, cioè proprio zero. E questo infatti io pensando alla strada ero ulteriormente preoccupata. E poi preoccupata perché, come ci dicevamo prima, a volte lo sguardo su queste persone è diverso, no? Quindi se una persona lo guarda con amore lo lascia passare, se una persona lo guarda giudicandolo poteva anche interrompere questo suo tragitto. Poteva capitare qualcosa di molto brutto. Bravissima. Perché questa è un po' l'angoscia, no? A volte di genitori, non tanto loro che veramente riescono a fare di più di quello che magari non immaginiamo, ma è l'occhio, diciamo lo sguardo non amorevole o non abbastanza comprensivo di chi poi li vede o ha a che fare. E poi il solito discorso del diverso, con le virgolette che abbiamo messo prima, gli ignoranti che hanno paura del diverso, certo. Lo vediamo anche con gli omosessuali, per assolutamente, esempio. Assolutamente. Cioè, anche la violenza fisica, io che di questo spesso mi occupo, una delle prime cose che ho pensato è speriamo che non trova qualche stronzo, si può dire, che ha dei problemi suoi e li sfoga su Giacomo, no? Esatto. E l'ho pensato, e poi mi sono immedesimata molto in te, anche nella storiata con tuo padre, che sicuramente lo ami, però in quel momento mi si è avuto tra le mani. L'ho ucciso. E anche le forze dell'ordine intervengono. Sì, anche le forze dell'ordine, e devo dire che in questo caso come spesso capita, loro hanno avuto uno sguardo amorevole, perché quando poi mi hanno raccontato loro che l'hanno visto come un ragazzo che andava probabilmente dove andare, non l'hanno guardato come un, perché anche in quel caso lì dopo magari un lavoro di tutta una famiglia che ci sta dietro da 15 anni viene per un evento cancellato, no? No, bisogna lasciarli soli, però la responsabilità, no? Perché purtroppo sì, anche sì, questo sì, pesa, certo. Per le famiglie, cioè tutto che fai il momento che lo lasci solo, magari succede qualcosa,
Invece in quel caso lì loro hanno visto questo ragazzo, no? ci hanno seguito poi in piscina e l'hanno conosciuto e hanno visto questo ragazzo che parlottava da solo, in punta di piedi, insomma, un po' probabilmente poco piangeva, nel senso, però ecco, l'hanno lasciato andare perché hanno capito che probabilmente stava arrivando dove doveva arrivare. Giacomo e il cellulare. A un certo punto arriva questo cellulare nella sua vita e quindi mi insegna ad utilizzarlo e c'è un messaggio che è meraviglioso. Sì, quasi sì. Il campeggio, se non sbaglio, in una vacanza. No, era la mattina, che era una mattina. Sì, no, era a casa, era a casa. Era estate, e quindi era a casa, era un lavoro, l'ho già finito la scuola, probabilmente il mio figlio maggiore o stava trovando. Facevo la domenica invece alle 7 si sveglia anche in vacanza e era finito il deodorante che lui chiama giustamente odorante, cioè fa un nome, non fa una fine, infatti io chiedo cambiatevi il nome, non chiamiamo più deodorante ma odorante, per cui mi scrive: Manu, dov'è il mio odorante? Perché era finito e io avevo messo lì uno da borsetta piccolino perché so che la mattina se non trova l'odorante è una parte della sua routine giornaliera e quel caso lì è stata una delle prime volte, per un po' è stata una delle uniche, in realtà adesso lo sta cominciando a usare, dove ha usato il cellulare in modo coerente. Perché il cellulare, come vedi, ce l'hai in mano da tutto il giorno, ma lo fa per guardare video, non in modo contestualizzato, capito? E quindi in quel caso lì invece l'ha usato in modo coerente, quindi il cellulare per comunicare, sì, perché naturalmente questi ragazzi qua hanno necessità di comunicazione, a volte di tipo di quando eri emozionata, quando eri... Ma tantissimo. Scoperto che ce l'hai ancora. Ancora. Allora, prima di sentire Isola che non c'è, che è l'ultima canzone, ci sono mille domande che ti vorrei fare. Torniamo a parlare un po' di progetti, parlavi anche di Giacomo con i bambini piccoli. Sì, in questo campus estivo ormai che fa da 2-3 anni, l'ideatore, che sono una serie di ragazzi, di educatori che hanno da tanti anni fatto master, sono corsi di specialità proprio sull'autismo, hanno cominciato, allora che sono un po' più grandini, a farli accudire, a farli fare gli animatori, diciamo così. Poi dopo ci sono dei momenti dove anche loro devono essere indirizzati, però ci sono dei momenti durante la giornata, tipo il momento del pasto, quindi si gioca in piscina, si fanno i giochi con l'acqua, pallavolo e poi ci si riunisce a mangiare. I grandi, che sono 4-5, aiutano quelli più piccoli e loro lì vedono un po' quelli che hanno le loro stesse caratteristiche e gli fanno fare le cose che diventano una terapia sia per loro che per i bambini. Come dicevamo prima, del libro nasce, secondo me, come terapia per te, per condividere ciò che era stato un percorso. Proviamo a immaginare una madre che gli dicono che suo figlio non è più a scuola, che chi doveva andare a dire lasciamo perdere autistico o meno. Sì, sì, sì. Cioè, sono una madre che in quel momento non sa dov'è suo figlio, una madre che poi è diventata come lui ad avere tutto perfettamente nelle sue scatolette, nei suoi orari, le sue regole. Quindi io, che non sono madre, ho avuto il terrore, cioè finiamo sul libro dopo capire dov'è Giacomo a questo punto. Per farlo addormentare io spesso gli cantavo le canzoni di Bennato, un po' tutto l'album, no? Perché c'è la storia di Peter Pan, che mi ricordava, perché quando era piccolo era un po' il nostro Peter Pan, questo bambino che non voleva mai crescere, anche adesso vedi che continua a farti vedere i cartoni, in realtà poi vedi che lui li contestualizza, ha imparato, ha fatto questo, quindi è un antagonista come Scar, come è il suo modo di comunicare, certo. No? Il suo barcode, no? Con il quale si vuole comunicare con noi. E quindi lui è rimasto molto affezionato a questa canzone, la conosce tutta memoria, perché poi la memoria di lui è la scelta più bella, ed è molto affezionato. E una delle prime volte che abbiamo presentato il libro, il mio amico che di solito mi accompagna, gliel'ha dedicata, senza dubbio. Emozionante.
emozionata. Emozionata. Allora, la casa intestata che non c'era l'albergo aperto, c'è una storia anche su questo. È giapponese. Imparare il giapponese credo non sia affatto facile, ma credo apra un mondo meraviglioso. Quindi io ti ringrazio tantissimo, Emanuela, di essere arrivata fino a Roma, che insomma vi siete fatti un bellissimo viaggio. Ti ringrazio di aver trovato Giacomo, perché la tua vivente di questo libro è veramente una guida. Io vi invito ad acquistarlo, ma non solo se avete in casa un familiare, un figlio autistico. Io vi invito ad acquistarlo perché è uno spaccato in vita su quale prima dopo ci si deve fermare tutti a riflettere, ma non perché si è autistici, ma perché tutti dovremo prima o poi affrontare un viaggio, se vogliamo arrivare da qualche parte, con i nostri limiti, con tutti i pericoli ci dovremmo, vi auguro anzi di trovare ad affrontarlo, perché se non lo affronterete resterete davanti a quella scuola e dopo 40 minuti qualcuno verrà magari a prendervi, non avrete capito nulla di tutto ciò che potevate fare. Allora Emanuela, grazie ancora, questo libro è editora Excogita, mi hai parlato anche benissimo di questa casa editrice, quindi insomma, onore al merito. La rassegna letteraria senza banco dà ancora un appuntamento con Lorenzo Pisani, con Light Zombie, sempre qua in via Romagnolo Forlì, il 31 luglio, poi andiamo in pausa, ci rilassiamo un po' e torneremo dopo settembre. Siete invitati a inviare la vostra sinossi, la presentazione del vostro libro, edito o non edito, perché abbiamo anche una collana editoriale, quindi possiamo pubblicare il vostro libro qualora sia di interesse. L'unico requisito, sia che voi vogliate presentare il libro, sia che voi vogliate editarlo, è che voi siate senza barcode, che voi non siate omologabili e che il vostro libro non sia uguale a tutti gli altri. E quello di Emanuela Fabrilli è sicuramente senza barcode. Emanuela, a te salve. No, io vabbè, ti ringrazio tantissimo, te l'ho sempre detto, ci siamo sentiti in questi mesi in modo veramente costante e frenetico, ci siamo innamorati subito e sono felicissima di essere qua, grazie del tuo invito e ti auguro tutto bene. Grazie a Giuseppina perché ci hai regalato veramente tre pezzi meravigliosi.